Sono state già battezzate sentinelle della sanità, si tratta dei rilevatori che arriveranno negli ospedali. Il presidente della regione Occhiuto illustra il nuovo bando e precisa si tratta di strumenti per umanizzare il servizio. L'Agenas boccia in parte gli ospedali calabresi, tra i meno peggio il GOM di Reggio Calabria, il pugliese Ciaccio di Catanzaro, in Italia 9 eccellenze, ma tutte dalla Toscana in su. Il governo punta dritto sul ponte dello Stretto, ha approvato il decreto anche al Senato, la sindaca di Villa San Giovanni esprime perplessità, bisogna preparare il territorio con le opere preliminari. La Procura di Cosenza ha chiuso le indagini, 42 le persone coinvolte nell'inchiesta che nel novembre scorso ha interessato il comune di Rende. Hanno partecipato i parenti delle vittime di mafia alla Marcia per la Pace che si è svolta a Lamezia. Walter avversa iniziative come questa servono a rispondere agli attacchi violenti della criminalità organizzata. Ben ritrovati per questa edizione del nostro TG in primo piano. La sanità, lo avete sentito anche dai nostri titoli, arrivano i rilevatori. Oggi il governatore ha sostanzialmente annunciato il bando per quelle che ha definito sentinelle della sanità dopo il portale Sanibook, al quale arrivano tante segnalazioni da parte dei cittadini. Ora si prosegue con un nuovo step, saranno assunti 80 rilevatori, ci sarà una selezione e avranno un compito specifico, quello di segnalare ciò che non va negli ospedali. Vediamo. Sono centinaia ogni giorno le segnalazioni che arrivano su Sanibook, il portale voluto dalla regione su cui i cittadini possono raccontare la propria esperienza negli ospedali e negli ambulatori della Calabria. Ora arrivano i rilevatori. Nelle intenzioni del governatore Occhiuto saranno le sentinelle della sanità, obiettivo umanizzare il servizio. I rilevatori, ve lo ricordate, avevo annunciato quando ho lanciato Sanibook che avrei arruolato 80 laureati che avrei mandato negli ospedali, nei presidi sanitari a rilevare la qualità del servizio e l'abbiamo fatto, lavoreranno per 3 mesi e solo per 3 mesi, non potranno essere rinnovati, ogni 3 mesi saranno altri a svolgere questa funzione, utile a migliorare la qualità del servizio, perché le loro rilevazioni poi saranno analizzate nelle relazioni che faranno da una cabina di regia che abbiamo istituito presso la regione. È un'altra iniziativa per umanizzare la sanità calabrese. È vero, la sanità calabrese è disastrata, per 20 anni non è stata governata, servono soluzioni strutturali e stiamo lavorando a realizzare le soluzioni strutturali che servono, ma serve anche maggiore gentilezza, disponibilità da parte di quelli che lavorano negli ospedali, nei presidi sanitari. Sanibook, precisa il presidente, non è contro, ma per la sanità. Non ce l'ho con i medici, con gli infermieri, col personale sanitario, che anzi rispetto, perché fanno un lavoro straordinario in strutture spesso molto fatiscenti, ma chiedo a loro di avere un po' di gentilezza, un po' di disponibilità in più, perché è richiesto a chi si occupa della sofferenza degli altri. Intanto però Agenas oggi, come dire, non valorizza la sanità calabrese, anzi dice che i migliori ospedali italiani si trovano tutti dalla Toscana in su. Per quanto concerne quelli calabresi, male Cosenza e il Mater Domini di Catanzaro. Vediamo. Quando ci sono classifiche in ambito sanitario siamo abituati a cercare la Calabria nelle ultime posizioni. Questa volta i dati e le relative graduatorie non riguardano il sistema sanitario nel suo complesso ma i singoli ospedali e le cose non vanno certamente meglio, soprattutto per Cosenza e Catanzaro. Del resto basta guardare i parametri adottati per capire che le posizioni in classifica inerenti agli ospedali della nostra regione non possono essere di vertice. I parametri adottati infatti da Agenas riguardano i tempi di attesa sia per quanto concerne il pronto soccorso sia per i reparti, la presenza adeguata di medici e personale sanitario
e l'utilizzo di macchinari funzionanti all'avanguardia, ma anche l'aspetto economico, con bilanci e conti in ordine o meno. Inutile dire che gli ospedali considerati al top sono soltanto 9 e collocati geograficamente da Roma in su, anzi dalla Toscana o dalle Marche in su. Nessuno nell'Italia meridionale, tantomeno in Calabria. Nella fascia intermedia troviamo invece gli ospedali riuniti di Reggio Calabria e il pugliese Ciaccio di Catanzaro. Nella terza e ultima fascia, infine, Cosenza, insieme al Mater Domini di Catanzaro. Dati quindi decisamente poco incoraggianti. Andando poi nello specifico di alcuni parametri, fra gli ospedali con i macchinari più obsoleti troviamo il Mater Domini di Catanzaro. Considerando invece i tempi di attesa per interventi a seguito di un tumore, fra le peggiori performance ritroviamo ancora gli ospedali riuniti di Reggio Calabria, ma anche il pugliese Ciaccio e il Mater Domini di Catanzaro, nei quali però, a fronte dei lunghi tempi di attesa, permangono buoni livelli di cura. A chi vanno attribuiti quindi i meriti in alcuni casi e i demeriti in altri dei dati relativi agli ospedali? Lo stesso studio fa riferimento a strutture nelle quali vengono svolti circa 400 interventi chirurgici all'anno, ovvero poco più di uno al giorno. Dati certamente non accettabili e il problema risulta essere, in casi come questi, organizzativo. La responsabilità quindi va ricercata in chi governa le aziende in questione e indirettamente alla classe politica, che sceglie i professionisti a cui affidare questi incarichi. Ieri sera il via libera al Senato al decreto legge sul ponte sullo stretto di Messina, che diventa così legge. Il ponte sospeso che unirà Sicilia e Calabria vedrà la luce secondo i piani del governo nel 2032 e costerà 14 miliardi di euro. Ma vediamo insieme tutti i numeri della grande opera. È arrivato ieri sera il via libera al Senato dal decreto legge sul ponte sullo stretto di Messina, che diventa così legge. Sarà un orgoglio italiano nel mondo, dice il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, un risarcimento per calabresi e siciliani che porterà 100.000 posti di lavoro. Ma com'è progettata l'opera? Lo schema è quello del ponte sospeso, secondo il vecchio progetto 2011, rispolverato per evitare possibili contenziosi miliardari. Il progetto tecnico ad oggi prevede una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri, una larghezza dell'impalcato di 60,4 metri, un'altezza delle torri di 399 metri, l'altezza del canale navigabile centrale di 65 metri per il transito delle grandi navi. Saranno 6 le corsie stradali previste, 3 per ciascun senso di marcia, compresa la corsia di emergenza, e 2 binari ferroviari, per una capacità dell'infrastruttura pari a 6.000 veicoli all'ora e 200 treni al giorno. Il ponte è stato progettato con una resistenza al sisma pari a 7.1 magnitudo della scala Richter, con un impalcato aerodinamico di terza generazione, stabile fino a velocità del vento di 270 km/h. Grande attenzione è stata posta alle opere di collegamento. Nel progetto definitivo sono previsti 20 km di collegamenti stradali e 20 di collegamenti ferroviari. Come specificato da Matteo Salvini, per valorizzare il ponte sullo stretto sono già partiti i lavori ferroviari e stradali per miliardi di euro sia in Calabria che in Sicilia. Nella rete stradale e autostradale gestita da ANAS, in Calabria è previsto un piano di investimenti complessivo pari a 12,8 miliardi di euro. Per la rete ferroviaria è previsto invece un piano di investimenti di 34,8 miliardi, di cui 16 miliardi di euro già finanziati. Il decreto indica per l'approvazione del progetto esecutivo la data limite del 31 luglio 2024. Il ponte potrebbe essere transitabile nel 2032 nell'auspicio di Salvini. L'ultima stima ufficiale dei costi del progetto è di 13,5 miliardi di euro, incluse le opere a terra. Però ci sono delle perplessità. Il primo cittadino di Villa San Giovanni le esprime al nostro microfono. Lei sostanzialmente dice che bisogna prima realizzare le opere preliminari. Vediamo. L'ok di ieri, più che essere un ok al ponte, è un ok alla riattivazione della stretto di Messina S.p.A. E il comune di Villa come tale lo sta vivendo. Cioè, consideriamo che anche in audizione alla Commissione alla Camera ci è stato detto: questo è un decreto di transazione tra lo Stato e WeBuild, la stretto di Messina. In aula alla Camera, non ieri al Senato, ma alla Camera, è stato detto: ci vorranno almeno altri 2-3 decreti per arrivare all'opera ponte. E noi avevamo chiesto delle cose. Riguardo alle opere, la nostra prima richiesta è che il territorio venga preparato con delle opere preliminari, non assolutamente delle opere compensative. Abbiamo proposto delle opere preliminari e anche delle opere complementari.
opere preliminari che ci permettano di preparare la città ad un impatto importante che non è solo quello del pilastro ponte, che già di per sé è, diciamo, per questa città notevolmente impattante, ma anche il cantiere Ponte sullo Stretto. Per cui anche nella fase, insomma, di allestimento del cantiere, qui serve una nuova viabilità, serve un nuovo porto che venga spostato a sud perché non perderemo la mobilità dinamica dello stretto, serve non tagliare in due una città che si sviluppa su 7 chilometri di costa e che di queste 7 chilometri ne vedrà la metà, circa 3 chilometri, interessati tra la costruzione del ponte, quindi tra il pilastro e il cantiere dell'opera. Abbiamo chiesto peraltro di poter essere, diciamo, immediatamente notiziati con una partecipazione senza oneri e senza costi al CDA della Stretto di Messina. Nel decreto il governo non ha accettato nessuna delle richieste che sono state avanzate dal Comune di Villa, peraltro anche dal Comune di Messina insieme a noi. Abbiamo ottenuto due ordini del giorno alla Camera con cui si raccomanda al governo di aprire il tavolo per un accordo quadro, un decreto Villa San Giovanni che ci permetta appunto di mettere nero su bianco insieme ai grandi attori, quindi alla Stretto di Messina, ad ANAS, a RFI, le opere necessarie per accogliere l'opera quando se. Abbiamo registrato anche un'apertura rispetto alla legge sulla continuità territoriale dell'area dello stretto, che abbiamo chiesto anche questa come preliminare al ponte, all'opera infrastrutturale, perché riteniamo che non si possa prescindere da una vera integrazione tra le città di Villa, Reggio e Messina, due delle quali, Villa e Messina, sono le città dei pilastri del ponte. La cronaca nel pomeriggio: un incidente sul lavoro a Rende, un uomo di 62 anni è morto per le ferite riportate in un incidente proprio sul lavoro a Rende. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era impegnato in alcuni lavori di tinteggiatura in un'azienda della zona industriale di Rende. L'uomo si trovava su un ponteggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto da un'altezza di 3 metri. Sul posto sono giunti immediati i soccorsi. Il lavoratore è stato portato all'ospedale di Cosenza, dove è morto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incidente. Restiamo a Rende perché il Tribunale di Cosenza ha chiuso le indagini, l'inchiesta e la mala arinta, 42 le persone coinvolte. Vediamo. Avvisi di conclusione, indagini preliminari per 42 persone emessi dalla Procura di Cosenza. Si tratta dell'inchiesta Malarinta che nel novembre scorso ha interessato il comune di Rende. Tra i destinatari figurano il sindaco sospeso della città del Campagnano Marcello Manna e l'ex vice sindaco Anna Maria Artese. L'indagine, coordinata dal procuratore di Cosenza Mario Spagnolo e dai pubblici ministeri Margherita Sacca e Giuseppe Visconti, condotta dai carabinieri della compagnia di Rende e dai finanzieri di Cosenza, coinvolge a vario titolo amministratori, dirigenti, imprenditori ed esponenti delle forze dell'ordine, indagati a vario titolo per corruzione, falso in atto pubblico, turbativa d'asta, peculato, abuso d'ufficio. Al centro delle indagini, presunte irregolarità nella gestione dell'ente, finito nel mirino degli investigatori per alcuni affidamenti diretti. Ci spostiamo a Lamezia perché la città ricorda le vittime innocenti di 'Ndrangheta, presenti i familiari delle vittime alla marcia della memoria. Vediamo. Una marcia per ricordare le vittime innocenti della 'Ndrangheta. A Lamezia Terme è la seconda giornata della memoria, promossa dai volontari della Fondazione Trame, dell'Associazione Anti-Racket Lamezia Ala e dai giovani scout della GESCI Zona Reventino. Presenti i parenti delle vittime, autorità civili e religiose. Un corteo che ha toccato i punti della città che sono stati teatro di efferati fatti di sangue. E così nel corso della manifestazione il ricordo dei due operatori ecologici, Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano, assassinati dalle
Cosche che si contendevano l'appalto della Intersurbana nel 91 e ancora della Guardia Giurata Antonio Raffaele Talarico, assassinato il 2 settembre dell'88. Davanti al tribunale sono stati ricordati l'avvocato Torquato Ciriaco, ucciso il 1 marzo del 2002, e l'avvocato Francesco Pagliuso, assassinato il 9 agosto del 2016. La tappa poi su Corso Nicotera per ricordare Francesco Ferlaino, primo magistrato vittima di 'Ndrangheta in Calabria, ucciso il 3 luglio del 1975. Quindi il corteo ha raggiunto Via dei Campioni, dove furono trucidati i coniugi Salvatore Aversa e Lucia Precenzano il 4 gennaio del 92. Presente il figlio dei coniugi Aversa, Walter, che come il padre indossa la divisa. Ci sono stati degli attacchi molto violenti, la criminalità organizzata ha sferrato degli attacchi potentissimi, ma questa manifestazione, soprattutto a distanza di così tanti anni, ci riempie un pochettino di speranza, perché noi continuiamo a volere bene questa città, così come hanno fatto i miei genitori, così come facevano i Netturbini, che sono stati ricordati stamattina, così come faceva l'avvocato Ciriaco, perché Lamezia è un bellissimo posto. Non andava e non va lasciato in mano alle consorterie criminali. La manifestazione si è poi conclusa nell'area mercatale per ricordare Gennaro Ventura, fotografo e carabiniere in congedo, ucciso il 16 dicembre del 1996. A Corigliano Rossano adesso, perché gli studenti dell'Istituto Majorana hanno incontrato Marisa Garofalo, sorella dell'ex testimone di giustizia Lea, che ricorderete è stata barbaramente assassinata nel 2009 a Milano. Centinaia di studenti dell'Istituto Majorana di Corigliano Rossano hanno ascoltato in silenzio le parole di Marisa Garofalo, sorella di Lea, la ex testimone di giustizia barbaramente assassinata a Milano nel 2009 dall'ex compagno e dai suoi complici. Sono passati tanti anni, ma per i familiari di Lea è una ferita sempre aperta. Non perdono gli assassini, ha detto Marisa Garofalo. Quando parlo di mia sorella, per me è sempre un momento di commozione, perché alla fine è una ferita sempre aperta, ma nonostante tutto lo faccio volentieri, soprattutto quando in una giornata come oggi mi rivolgo ai ragazzi, perché la storia di Lea è una storia di grande coraggio e credo che i ragazzi di oggi debbano conoscere, quindi oltre a essere una vicenda molto drammatica, anche una bella storia di amore. L'incontro è stato voluto dal dirigente scolastico Saverio Madera e dalla presidente della provincia Rosaria Succurro. Sono argomenti forti, ma che fanno parte della nostra quotidianità e che non dobbiamo trascurare. Lavorando a più livelli, dove le istituzioni, parliamo di quelle scolastiche, le istituzioni, le forze dell'ordine, chi oggi rappresenta anche sul territorio ruoli importanti, deve lavorare sinergicamente affinché i ragazzi, i giovani, possano davvero decidere qual è la strada corretta per il loro futuro. Con Marisa Garofalo, il vicequestore Giuseppe Zanfini, oggi a capo del presidio di polizia di Corigliano Rossano, e il comandante del reparto operativo dei carabinieri, Dario Pini. Profonda commozione nel rievocare tutte le vicende che sono legate alla vicenda di Lea Garofalo. Dall'altra parte ancora una più ferma determinazione a combattere ogni forma di prevaricazione, di parassitismo e di violenza perpetrata nei confronti di persone inermi, nei confronti di imprenditori, nei confronti di persone che sono state violentate fin nella loro intimità, fin nei rapporti familiari, a poter emergere e riscoprire la libertà e l'indipendenza. Solo qualche mese fa l'inaugurazione a Diamante del murales raffigurante il generale Dalla Chiesa. Oggi nella cittadina del Tirreno Cosentino l'arrivo della figlia Simona per parlare agli studenti di legalità. Vediamo. Lo scorso 21 marzo l'inaugurazione a Diamante di un murales dedicato al generale Dalla Chiesa. Oggi, a distanza di 31 anni e un giorno dalla strage di Capaci in Calabria, un'altra iniziativa dedicata alla legalità e alla lotta alle mafie e al malaffare. Nella città del Tirreno Cosentino la visita della figlia Simona Dalla Chiesa, che ricorda così suo padre, assassinato il 3 settembre 1982. È un sorriso di incoraggiamento, un sorriso pulito,
Ecco, per me questa immagine che qui è riprodotta nel murales è l'immagine che io preferisco di mio padre. E tra le tante fotografie, tra tanti momenti che sono stati immortalati in situazioni diverse, questa per me è la più bella, perché rappresenta il suo carattere. C'è l'autorevolezza della divisa, c'è la sua diciamo la sua postura da generale, e poi c'è, si apre in quel sorriso che è quello, lo sguardo nella sua umanità, nel suo essere una persona molto alla mano, piena di gioia di vivere e piena di interessi, e è in qualche modo, secondo me, è un sorriso di incoraggiamento, dai avanti che ce la facciamo. Oggi l'iniziativa nell'Istituto Comprensivo di Diamante, con la partecipazione di studenti, insegnanti, anche autorità civili e militari del territorio, che hanno voluto dedicare un pensiero ad uno dei simboli della lotta alle mafie. Un altro mattone che mettiamo sulla casa della legalità che vogliamo costruire nella nostra città. Abbiamo iniziato questo percorso. Oggi non è la conclusione, ma è un ulteriore passo avanti sul progetto che abbiamo messo in campo 4 anni fa, un progetto che vuole dare una mano alla nostra regione, dare una mano alla nostra provincia, dare una mano al Mezzogiorno d'Italia per combattere la criminalità organizzata. Ogni forma di criminalità organizzata, bisogna costruire la cultura della legalità. Quello di oggi è un tassello che vogliamo mettere su questo mosaico. La criminalità organizzata si infiltra dove ci sono interessi, queste le parole del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che oggi avverte su ciò che potrebbe accadere nel post-guerra. Gratteri oggi è stato a Crotone, vediamo. Non deve sorprendere se dall'arte si arrivi alla criminalità organizzata, perché laddove ci sono interessi può mettere le mani l'Ndrangheta. Del rapporto fra bellezza e legalità si è discusso a Crotone nel corso di un incontro organizzato nell'ambito della mostra dello scultore Antonio Affidato. Le mafie, la storia ci insegna, sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere, quindi bisogna stare attenti e seguire i flussi, le dinamiche per fare in modo che le mafie si appropriino meno possibile, non solo dei territori ma anche dell'economia. Ma dall'arte, ovvero dalla bellezza allo stato puro, si può arrivare facilmente al suo opposto, che in questo momento può essere la guerra. Ed anche in questo caso i timori sono legati alle infiltrazioni criminali. Noi siamo preoccupati per il dopo, dopo la fine della guerra, perché non vorrei che succedesse quello che è successo in Bosnia, in Montenegro, quando l'Ndrangheta, quando la Serra Colonita sono andati in Bosnia a comprare a prezzi da ottilette Kalashnikov e Bazooka e anche plastico C4. Calcolate che mezzo chilo di plastico C4 corrisponde a 100 kg di tritolo. E io oggi ho visto, ormai da un anno vediamo in televisione, armi potentissime, usa e getta. E allora non vorrei che poi le mafie del mondo si appropriassero di questo tipo di armi. Pensiamoci ora, pensiamo a creare una tracciabilità di queste armi, perché non so se tutte le armi che arrivano in Bosnia saranno in Croazia saranno utilizzate in tutto o in parte. E ora parliamo invece di eccellenze agroalimentari, perché la Calabria è la quarta produttrice di miele, quarta tra le regioni in Italia per la produzione del miele. Vediamo. La Calabria è la terza regione d'Italia per numero di alveari censiti, in totale 132.290, la quarta per produzione di miele. In tale prospettiva, del resto irrinunciabile per una terra vocata all'apicoltura, la regione Calabria ha destinato oltre 1.300.000 euro per sostenere 129 progetti ammessi a finanziamento. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento dell'Assessorato all'Agricoltura riveste importanza strategica il settore apistico, sia perché conferma la ricchezza in termini di biodiversità della nostra regione, sia perché la qualità
dei nostri mieli è una qualità in continuo aumento e conferma la capacità della nostra regione di candidarsi in questi termini. Puntiamo a valorizzare e a promuovere il patrimonio apistico regionale, contribuendo anche alla tutela dell'ecosistema di cui le api sono sentinelle e custodi, garantendo il 70% dell'impollinazione delle specie vegetali presenti sul pianeta e circa il 35% della produzione globale del cibo. In questi anni noi siamo cresciuti fortemente perché siamo passati dal sesto posto del 2020 per quantità di produzione nazionale al quarto posto, ed è un obiettivo importante perché questo significa che i nostri produttori cominciano a mettere il miele nei vasetti e non venderlo sfuso, ed è questo l'obiettivo al quale noi tendiamo. Queste somme saranno destinate a migliorare e ad aumentare la quantità di produzione. Adesso, attraverso i fondi messi a disposizione dei produttori calabresi, sottolinea Gallo, in forma singola o associata, saranno garantite iniziative volte a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura. Ma c'è tanto altro da fare per lavorare in un settore che, ripeto, consideriamo fondamentale. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.